Ore 19:30, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 che come ogni domenica vi propone i servizi, le interviste, le voci degli spogliatoi della giornata calcistica, soprattutto oggi di Serie D. Terz'ultima giornata di campionato con alcuni verdetti, altri ancora da scrivere. Ne parleremo questa sera con gli ospiti, con le immagini, come detto, con i servizi delle abruzzesi che abbiamo già tutti. Un ringraziamento alle regia, a Maurizio Daguì che ci supporta sempre egregiamente in studio e non solo, Claudio Di Giacomo, in redazione Silvia Gentile, Paolo Renzetti, insomma tutta la nostra squadra che oramai conoscete molto bene, che anche questa domenica vi propone tutto quanto è successo nella domenica sportiva. Io saluto in redazione, appena reduce da un mega selfie, e poi vi spiegheremo perché, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Abbiamo già i gol della Lega Pro. Voi direte, vabbè, si è giocato ieri, però io sono lieto comunque di annunciarli. Sì, 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 sì. Poi ovviamente li faremo vedere, sarà il must oramai di questa trasmissione. Io saluto gli ospiti in studio, lo ringrazio, anzi li ringrazio perché entrambi hanno dovuto farsi parecchi chilometri per raggiungerci. L'allenatore Vincenzino Angelone, buonasera, mister. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo dell'Avezzano, Stefano De Angelis. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera a tutti. E allora cominciamo subito con i numeri, ricordandovi invece il numero unico 392-623-7060 per mettervi in contatto con noi e poi gli altri metodi. Eccolo qua un altro, l'hashtag TV6 per chi utilizza Twitter, ha anche la possibilità di interagire con noi scrivendo sulla pagina Facebook di TV6. Cominciamo con i numeri, partiamo dalla Serie A ovviamente, che praticamente anche il massimo campionato sta andando verso l'epilogo. Atalanta-Chievo 1-0, Bologna-Genoa 2-0, Carpi-Empoli e il posticipo, così come Fiorentina-Juventus, così come Verona-Milan, così come Roma-Napoli. I risultati invece: Frosinone-Palermo 0-2, Inter-Udinese 3-1, Sampdoria-Lazio 2-1, Torino-Sassuolo 1-3. Un'occhiata, Maurizio, rapida alla classifica, giusto per capire più o meno in vetta, con la Juve che vola a 82 punti, anche se deve ancora giocare, così come il Napoli, però sostanzialmente siamo alla 35. Diciamo che i giochi sarebbero quasi fatti in vetta, con la Juventus destinata a riconfermarsi ancora una volta e sarebbe la quinta. Campione d'Italia in basso, Carpi e Palermo 32 punti, Frosinone 30, Verona 22. Vediamo adesso la Serie B, perché oggi sono stati due posticipi e sono quello di Salerno, tra Salernitana e Livorno, terminata 3-1, e l'altro appena concluso al Francioni di Latina, Latina-Entella 0-1, da giocare ancora a Novara-Perugia. L'Entella sarà prossimo avversario del Pescara. Lega Pro adesso, girone B, con i risultati maturati tutti ieri, con Lucchese Tuttocuoio 2-0, Lupa Roma ancora 1-0, Maceratese Pisa 0-0, Pistoiese Teramo 2-1, Pontedera Carrarese 1-3, 3-3 tra Prato e Sant'Arcangelo, 0-0 tra Rimini e L'Aquila, Siena Savona stesso punteggio 0-0, Spallarezzo 1-1, ma è un punto questo che basta e avanza alla SPAL per tornare dopo 23 anni in Serie B. 68 punti per la formazione ferrarese, 59 per il Pisa, 58 per la Maceratese, 50 per l'Ancona, 48 per la Carrarese, 46 per il Siena, 44 per il Pontedera, 42 per il Teramo, 38 per l'Arezzo, 36 per Lucchese e Pistoiese, 34 punti per il Tuttocuoio, 33 per il Sant'Arcangelo, 32 per il Rimini, 31 per il Prato, 30 per l'Aquila, posizione sempre più complicata per il rossoblù di Giacomo Modica, 27 punti per la Lupa Roma, 19 punti per il Savona. Vedete, tra parentesi, come sempre, le penalizzazioni. Serie D adesso, girone F, quello che ovviamente analizzeremo con maggior dettaglio. Avezzano a Amiternina 1-0, Campobasso Giulianova 5-0, Castelfidardo Jesina 0-0, Chieti Recanatese 1-1, Fermana Folgore Veregra 3-1, Monticelli Fano 0-2, Agnonese San Benedettese 3-5, Vispesano Materica 1-1, San Nicolò Jesina 2-2. Vediamo la classifica con la San Benedettese, sono già 14 giorni che
tornata da, tra i professionisti, 78 punti, 62 per il Fano, Campobasso 57, Matelica 55, Fermana 49. Qui si ferma la griglia playoff, Recanatese 48, San Nicolò 46, Esina 44, Chieti 43, Vispesaro 42, Avezzano 41, Agnonese e Isernia 37, Castelfidardo 36, Monticelli 34, Folgore e Veregra 31 punti, Amiternina 24, Giulianova 23 e entrambe le due squadre sono, adesso c'è anche il conforto della matematica, retrocesse nel campionato di eccellenza. Poi vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi, soprattutto in casa Giulianova. Si è parlato molto di questa, questa liaison con il San Nicolò, vedremo come andrà a finire. Però intanto, siccome ieri è stata una bella giornata per i colori abruzzesi di Serie B, andiamo a riviverci come di consueto la vittoria del Pescara 2-1 con il Brescia, il pareggio importantissimo della Virtus Lanciano a Cagliari 1-1 nel servizio. Vediamo. Queste erano le immagini del pomeriggio bello di Serie B di ieri. Peraltro, prima di iniziare la discussione, fatemi salutare la Vastese, Andrea, perché una piazza importante come Vasto torna in Serie D. La ricordiamo, certo, qualche stagione fa era pro Vasto, ricordo un duello memorabile con il Fano, non so se ti ricordi, era la pro Vasto di Okorogi, di Potenza, di Ludovisi. Sì, 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 sì. La riabbracciamo come piazza molto volentieri.
di Pino Di Meo. Era ed è una piazza importante, oggi un bagno di folla al Monte Marconi di Atessa per questa gara, comunque combattuta, vinta 3-1 appunto contro la Val di Sangro. Dunque la Vastese ha fatto suo questo testa a testa con il Paterno. La mia solidarietà va anche al Paterno, che ha perso due campionati all'ultima giornata, addirittura lo scorso anno al 50esimo, proprio a vantaggio dell'Avezzano del DS De Angelis. Quest'anno non ha per un soffio completato la rimonta, però non si può negare che per il calcio abruzzese aver ritrovato una piazza come Vasto, dove il calcio è sentito, dove si parla comunque di calcio, dove c'è anche una certa cultura, c'è grande seguito per la Serie D. Purtroppo il calcio abruzzese perde due realtà, una piccola come la Miternina, una importantissima come Giulianova a livello di blasone. Se non altro compensiamo un briciolo con il recupero appunto della Vastese. Dopodiché se saranno rose questa liaison di cui parlavi tu, magari Giulianova resterà comunque in Serie D, però per ora il calcio abruzzese ha recuperato a questi livelli la Vastese ed è molto importante. Sì, salutiamo la piazza di Vasto, dunque, che torna in Serie D. E poi prima, Andrea, dicevo, appena reduce da un selfie, ma quello che facciamo vedere, e tu non ci sei perché l'hai fatto dopo, perché facciamo vedere questa foto scattata 20 minuti fa, l'abbiamo fatta io, Paolo Renzetti, ovviamente in mezzo c'è Samuele, il giovane nostro telespettatore che salutiamo e ci è venuto davvero a trovare, come aveva promesso, ci segue sempre, noi lo ringraziamo, anzi ci ha portato anche un piccolo dono, lo ringraziamo davvero tanto. Qui non c'è la foto con Andrea Costantini, ma vi assicuro che c'è. Mi unisco ai tuoi ringraziamenti, è stata una piacevolissima visita e quindi ci fa molto piacere. Vedo anche che la foto è ritoccata, se non sbaglio. Ritoccata? O mi sbaglio, ci sono questi filtri? No? No, è proprio naturale, è che siamo naturale. Proprio belli di noi. Ah, ho capito. Esatto. Va bene. Ok, allora cominciamo con l'analisi. Prima di vedere il servizio vi dico, il primo sarà San Nicolò Jesina, perché ci sono state tante polemiche arbitrali e tanti episodi da rivedere. Però io volevo chiedere a Vincenzo Angelone, insomma, fa male questa retrocessione, anche se Angelone è stato fino ad un certo punto, anche se per buona parte del campionato, è stato allenatore della Miternina. Fa male perdere una realtà come la Miternina, che non sarà grandissima, però negli anni si era costruita una credibilità anche in un campionato interregionale. Sì, è un peccato perché praticamente con questa retrocessione si chiude un ciclo, una retrocessione amara. Si poteva fare meglio, quest'anno abbiamo fatto tanti errori, poteva fare meglio soprattutto al finale del campionato, dove gli altri anni erano stati molto bravi a venirne fuori. E dispiace tantissimo perché era bello e affascinante, soprattutto per l'ambiente a Miternina, fare un campionato di Serie D. Adesso sta ai dirigenti ricompattare un po' l'aspetto societario, l'aspetto tecnico, e senza farne un dramma ripartire dall'eccellenza e ricreare subito lo spirito positivo perché già dal prossimo anno provare a risalire la china. Secondo Angelone ci sono i presupposti per provare subito la scalata, oppure magari sono quei cicli che si chiudono e bisognerà attendere qualche stagione? Secondo me è un ciclo che si chiude, c'è molto da lavorare, però la Miternina ha la possibilità di schierare subito dei ragazzi che sono pronti per la categoria, quindi adesso sta alla società vedere come un altro anno intende ripartire, in che modo intende ripartire, se vuole provare a vincere, se vuole fare un campionato dignitoso. Quindi adesso sta a loro decidere quello che fare, ecco, però i presupposti per fare subito una squadra pronta a salire di categoria ci sono tutti. Io a Stefano De Angelis volevo chiedere invece com'è stato questo anno di, tra virgolette, apprendistato per l'Avezzano. Prima Andrea Costantini ricordava la vittoria l'anno scorso al 50esimo del campionato di eccellenza. Quest'anno, insomma, l'Avezzano tornava su un palcoscenico che si confà maggiormente alla piazza di Avezzano. Come è stato quest'anno? Un po' alti e bassi? Ma questo infatti hai detto bene tu, è una piazza importante anche come Re Giulianova, come Vasto, Avezzano, e mancava tantissimo dal calcio magari che conta. È stato un anno particolare, però diciamo un anno transitorio, dove magari spero che
la società abbia cominciato a gettare le basi per un proseguo migliore. D'altronde, noi siamo ripartiti con la squadra dell'anno scorso, molti giovani che non venivano da vivai importanti, perciò gli alti e bassi facevano parte del percorso. Come diceva il mister, si poteva sempre, tutti recrimino, si poteva sicuramente far meglio, però intanto cerchiamo di finire al massimo e al meglio la stagione di quest'anno. Intanto da casa ti dicono già, riparti dalla vecchia guardia, l'anno prossimo vogliamo una squadra attrezzata. Intanto salutiamo Samuele che ci sta seguendo online. Ciao Samuele, impegnato tra poco nel posticipo Fiorentina-Juventus. Diciamo, la vecchia guardia può essere la base da cui ripartire? Ma questo non sta... Primo, come diceva il mister, vediamo, bisogna prima finire l'annata, poi sarà il presidente a decidere, a gettare le basi e quello che bisogna fare, perché, ripeto, la prima parola aspetta lui. Sicuramente la vecchia guardia ha fatto grandi cose, è partito dalla promozione, è arrivato fino alla D. Quest'anno ha dimostrato di poterci stare in questa categoria, perché molte partite ce l'ha sempre lottati alla pari con tutti, che poi, ripeto, gli errori si fanno. Soprattutto magari una squadra giovane, quello che è venuto a mancare magari la continuità, che noi che diciamo che il nostro snodo è stato per esempio la partita dei Recanati prima della sosta, eravamo a 26 e ripartire magari contro due squadre, San Nicolò, San Benedettesi di fila a gennaio, dove noi abbiamo perso male, secondo me, in senso male, in senso che abbiamo giocato alla pari, meritiamo di più, però quello, due partite, zero punti, e lì abbiamo perso un pochino di certezze, che poi una squadra giovane può succedere. Ed è lì che bisogna ripartire e migliorare questi aspetti. A proposito di squadra giovane, prima di vedere il servizio devo fare una premessa, perché Andrea, a proposito di giovani, noi settimana prossima, domenica 1 maggio, perché poi in realtà sarà l'ultimo Abruzzo del pallone che avrà molto spazio per Lega Pro, ma soprattutto per Serie D, perché poi l'8 sarà ultima giornata di campionato, ma noi alle 17.30 saremo in diretta per seguire Pescara-Lanciano, il derby di Serie B. Domenica 1 maggio dunque sarà l'ultimo appuntamento con l'Abruzzo del pallone praticamente dedicato alla Serie D, e abbiamo deciso di premiare i 5 giovani migliori delle 5 nostre squadre abruzzesi, e cercheremo di averli tutti e 5 ospiti in studio, compatibilmente con gli impegni, le distanze, per esempio l'Avezzano va a Iesi, il San Nicolò va ad Agnone, però sostanzialmente cercheremo di averli tutti. Possiamo dare, Andrea, i 5 nomi definitivi a questo punto? Li diamo? Sì, sì, sì. Poi dimmi se sei d'accordo, Certo, per certo. Il San Nicolò, Pretara, difensore destro, per il Giulianova, Daniel Giampaolo, sì. Per l'Avezzano, Di Curzio, per il Chieti, Andrea Riccucci, e per la Miternina, Federico Di Paolo. Questi sono i 5 giocatori che premieremo la settimana prossima, avendoli qui ospiti in studio, perché sono i giovani probabilmente da cui ripartiranno queste squadre, o magari anche altre, ma ci hanno fatto vedere delle cose, Andrea, che altri forse non ci hanno fatto vedere. Sei d'accordo con la scelta? Sono nomi importanti, chiaramente il fiore all'occhiello sembra essere, per il talento, Giampaolo, e poi un paradosso che sia un giocatore di una squadra che è retrocessa, attualmente ultimo in classifica, però sono nomi di ragazzi che faranno strada. L'importante in questi casi è avere la testa, perché avere i mezzi tecnici conta tanto, ma se non ci metti la testa e non ci metti l'atteggiamento giusto, non vai da nessuna parte. Quindi dateci dentro, glielo ribadiremo anche la prossima settimana. E dunque allora facciamo i complimenti a Pretara, Giampaolo, Di Curzio, Riccucci e Di Paolo. E allora cominciamo, primo servizio, San Nicolò, Iesina, è terminata 2-2, vediamo. L'arbitro Politi, la pioggia e il solito istinto autolesionistico condannano il San Nicolò ad un pari contro una Iesina che vuol dire addio praticamente definitivo alle possibilità di disputare i playoff. Agnonese e San Benedettese gli ultimi due ostacoli, con una speranza da conservare fino alla fine che il miracolo sportivo, perché questo sarebbe, si compia. Epifani sceglie una difesa inedita con De Santis centrale, ai suoi lati Terrenzio a destra, per Pretara a sinistra, in un 3-4-3 in cui Moretti vince il ballottaggio con Chiacchiarelli per mancare Bucchi e Merlonghi. Mozzoni a sinistra, la gara la impatta che è una meraviglia, al quinto chiude il triangolo con Merlonghi e trova sul secondo palo Moretti che non impatta la sfera da ottima posizione.
La Jesina si copre quando può e prova a pungere come al decimo con Pierandrei, sinistro debole, fuori misura. Il San Nicolò preme al tredicesimo, ancora da sinistra, crea le premesse con un vantaggio che però non arriva, perché Merlonghi invece di tirare preferisce servire ancora Moretti, anticipato sul più bello. E così al 26esimo arriva la beffa per i padroni di casa. Trudor in ripartenza coglie di sorpresa la retroguardia biancazzurra, scarica al momento giusto per Cardinali che col sinistro fulmina a calore per il vantaggio dei Leoncelli, che avrebbero al 31esimo anche la possibilità del bis se solo Pierandrei calibrasse meglio il lob a tu per tu con Calore. La difesa a 3 balla paurosamente, allora Epifani torna allo schieramento a 4 con Terrenzio e De Santis centrali, Pretara a destra e Mozzoni a sinistra. La sveglia al 40esimo prova a suonarla a Merlonghi da piazzato, il destro è potente sì, ma di poco alto sopra la traversa. Merlonghi già, l'uomo in più, quello che si ritrova sul destro al 51esimo, il pallone che scaglia l'incrocio dei pali lasciando di sasso Tavoni per il gol che vale la parità proprio ad inizio ripresa. La gara è aperta, Frulla al 56esimo trova la sponda di Pierandrei che libera il sinistro sotto misura di Carnevali di poco alto. Nemmeno il tempo di ripensare al pericolo scampato che il San Nicolò va vicino al sorpasso con un'azione insistita conclusa da Petronio col sinistro centrale ribattuto da Tavoni. Si diceva dell'uomo in più. Chi ce lo ha sa che spesso e volentieri, anche se non giochi una gara memorabile, puoi affidarti a lui per risolverla. E così accade al 63esimo, dalla stessa mattonella e con lo stesso piede, lo stesso giocatore, Mario Merlonghi, punisce ancora la Jesina con la sfera che bacia il palo e si infila alle spalle di Tavoni per il sorpasso di casa. Ma il San Nicolò quest'anno è bravissimo a distruggere in un attimo quanto costruisce con fatica. All'82esimo infatti il missile di Trudo è potente, ma non sembra imparabile. Calore è leggermente in ritardo e il pari si materializza quando in pochi se lo aspettavano. Ma le emozioni non sono finite qua. Epifani butta nella mischia De Gidio, che al 41esimo è solo contro Tavoni. Serve Merlonghi, che appoggia in rete il pallone del 3-2, ma non ha fatto i conti con Gianluca Perna, che valuta la posizione del numero 11 come irregolare. Altro episodio da Moviola all'87esimo, Calcina ferma con le mani l'inserimento di Bucchi, per Politi però appena fuori dall'area di rigore. La staffilata da piazzato di un altro neoentrato, Chiacchiarelli, centra la parte superiore della traversa. Dall'altra parte Frulla, sempre da punizione, trova la risposta, stavolta puntuale, di Calore con i piedi, prima dell'ultimo tentativo fuori di Merlonghi, che chiude una gara tanto scoppiettante quanto ricca di polemiche per la direzione di Politi di Lecce. E ora, per i playoff al San Nicolò, servirebbe un miracolo. Mister, possiamo dirlo decisamente, non ci siamo annoiati oggi pomeriggio. No, anzi, è stata una partita piacevole dove entrambe le squadre hanno giocato per cercare la vittoria fino alla fine. E forse il 2-2 ha scontentato sia l'uno che l'altro, però alla fine, se andiamo a vedere le palle gol, gol annullati, i rigori dati, non dati, il risultato è quello più giusto, perché alla fine noi ci abbiamo avuto due occasioni con Carnevale e Pierandrei, i due gol annullati, alla fine, ripeto, le occasioni si equivalgono. Ho visto due belle squadre che hanno cercato sempre di giocare la palla nel limite del possibile. Non era facile, perché soprattutto per noi che non siamo abituati in questo campo dove la palla va veramente a 100 all'ora, però sono orgoglioso dei miei ragazzi. Non da adesso, da diverso tempo, perché li vedo proprio che cercano, insomma, di vincere o perlomeno di provare a fare risultato fino alla fine. Mister, probabilmente mai ti avevamo visto così arrabbiato al termine di una gara. Che cosa hai detto all'arbitro? Che cosa ho detto? Che ha sbagliato, dai, mi avete visto anche voi. Credo che oggi è successo l'inverosimile di quello che può succedere su un campo di calcio, perché annullare un gol regolarissimo su fallo di mano che è inesistente di Bucchi, e il calcio di, secondo me, il calcio di rigore su fallo di mano all'ultimo, e l'azione data di De Gidio che ha dato palla a Merlonghi per il 3-2, credo che sia. Ma io mi voglio soffermare sul 3-1, perché la partita il gol di Bucchi, vai 3-1, la partita è finita. Dove poi c'è da dire che è stata una bella partita, dove la squadra ha fatto bene, ha giocato un po' in maniera molto sbarazzina, perché avevamo cercato di vincere e l'ha fatto, e credo che meritavamo di vincere, però oggi abbiamo trovato un avversario in più che
che io non lo dico mai, ma credo che ha condizionato la partita. Ma è l'andamento un po' di tutte le partite in casa, dove io non sono soddisfatto perché la squadra non ha avuto degli arbitraggi equi in tutte le partite in casa. Questo è il dispiacere più grande, perché noi siamo una società sana, una società importante in questa categoria, una società che rispetta tutte le cose, però noi siamo pochettino rispettati di meno per sotto questo punto di vista. Poi ci sono i ragazzi che si danno da fare, hanno fatto un grandissimo campionato anche quest'anno, nonostante tutte le vicissitudini. Ecco, insomma, avete sentito Massimo Epifani che, insomma, al termine di questa gara se l'è presa un po' con l'arbitro, che era Politi di Lecce, Mattia Politi di Lecce. Il gol di Bucchi non lo fate vedere, il mister Isina che partita ha visto, è stato preso a pallonate. Calma, facciamo vedere subito il gol di Bucchi, non è nel servizio, ma l'abbiamo ritagliato. Allora, cominciamo proprio dal gol di Bucchi, cominciamo con la moviola, 30° del secondo tempo. Cioè, questa azione, allora, cioè il colpo di testa di Massetti, Bucchi arriva e segna, l'arbitro annulla. Secondo l'arbitro, che poi ammonirà Bucchi, il numero 10 prende il pallone con la mano e non con il petto, anche se... A rivedere le immagini, per me la prima volta che lo rivedo, oltre al live, e chiedo l'ausilio sia di Angelone che di De Angelis, sembra con il petto, anzi proprio con la pancia, nemmeno con il petto, siete d'accordo? Sì, le immagini della Jesina non dicono nulla. Perché il braccio ce l'ha dietro al corpo, quindi il braccio sinistro, quindi è un gol regolare. Jacopo, sì. I giocatori della Jesina non dicono nulla, sono rassegnati ad aver subito il terzo gol del San Nicolò. Ti pare che da quella distanza, se c'è un fallo di mano, non stanno tutti a protestare? Guarda lì, tutti passivi. Sì, pure De Angelis è d'accordo? Le immagini parlano chiaro, questo è un gol regolare. Perché poi in realtà all'inizio tutti noi abbiamo pensato che fosse per fuorigioco. In realtà poi l'arbitro tira fuori il cartellino giallo, Bucchi viene ammonito per questa per questo fallo di mano, che però non c'è. Infatti lo stupore è stato un po' generale per questa. Insomma, questo è un gol regolarissimo. Eravamo sul 2-1, sarebbe stato il 3-1. Infatti su questo episodio si è puntato molto l'allenatore del San Nicolò, perché dice sul 3-1 poi sarebbe stata tutta un'altra gara. Altro episodio, 41° del secondo tempo, siamo sul 2-2, c'è D'Egidio che si ritrova da solo contro Tavoni, dà il pallone a Merlonghi e forse in maniera ingenua Merlonghi, forse per la troppa voglia di segnare, mi sembra che sia leggerissimamente davanti al pallone, vero Angelone? Ma non si vede chiaro, certo Merlonghi poteva giocare un po' più d'astuzia, rallentare un po' la corsa e dare più sicurezza al passaggio, ecco, però difficile vederlo, sembra un po' avanti, però è difficile vederlo. E Angelis? Questa è un pochino meno chiara, adesso vederla così non è semplice, sicuramente sulla prima occasione il mister magari ha ragione a arrabbiarsi, questo è un pochino più dubbio, magari l'arbitro qui nel dubbio ha fischiato la decisione di annullarlo. Jacopo, sì, Andrea? Un dettaglio anche per, diciamo così, un po' scusare Merlonghi, che ha fatto una grande partita, due grandissimi gol. Qui questa che sembra un'ingenuità, cioè andare oltre la linea del pallone, lui va a tutta velocità come D'Egidio e resta dietro, dopodiché D'Egidio per passare la palla rallenta. E quando se ne accorge Merlonghi e prova anche lui a rallentare, ormai è tardi, perché D'Egidio ha già passato il pallone. Perché se voi ci fate caso, D'Egidio va a tutta velocità, Merlonghi per seguirlo pure, poi D'Egidio prima di passare la palla rallenta e quel rallentamento è, ecco, e qui si ferma, sì. E a quel punto Merlonghi è già andato oltre, perché lui rallenta dopo. Certo. Un minuto dopo c'è un calcio di punizione per il San Nicolò, siamo al 42° del secondo tempo, fischiato per un fallo di mano di Calcina, c'è il controllo di Bucchi con la coscia sinistra, il pallone carambola sulla mano, non so se destra o sinistra di Calcina, ma mi pare di vedere che sia fuori dell'area di rigore, nettamente fuori dell'area di rigore. In questo caso l'arbitro, mi sento di dire che ha fatto bene, cioè il tocco di mano c'è, però c'è la punizione e c'è fuori dall'area di rigore, ovviamente non poteva essere rigore.
Altro episodio, l'ultimo, 90esimo, 45esimo del secondo tempo, stavolta è la Biternina che protesta perché c'è San Paolesi affrontato da, penso, Pretara, mi sembra che sia il numero 2. Questo intervento è stato fischiato fallo al limite dell'area di rigore, anche in questo caso. Anche qui agli ospiti chiedo se è dentro o fuori area. Fuori, vabbè, si vede chiaramente. Perfetto. Quindi sostanzialmente dei quattro episodi mi pare che l'errore marchiano sia solo sul gol di Bucchi. Questo mi sembra abbastanza evidente da quello che si vede nelle immagini. Comunque, questo è quanto. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale, continuate a scriverci perché poi riprendiamo con tutti i servizi di Serie D. A tra poco. Eccoci rientrati dunque, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, tra pochissimo leggeremo i messaggi, ma io volevo un giudizio dagli ospiti sul fatto se il pareggio di oggi probabilmente, e vediamo anche la classifica, chiude definitivamente, sbarra la strada definitivamente al San Nicolò per i playoff. Comincerei con Stefano De Angelis, a cui dico che però, come premessa, domenica c'è Recanatese-Fermana. Sì. Infatti questo sarà lo snodo di domenica. San Nicolò da par suo deve fare due vittorie in queste ultime due partite. Sperare che tra Fermana e Recanatese esca un pareggio. Allora può rimanere in corsa, che se uno delle due vincesse la vedo un pochino più dura. Per Angelone, com'è stato il campionato del San Nicolò? Comunque di ottimo livello, e questo è poco ma sicuro, probabilmente un po' di amarezza nel finale. Ma credo di sì, perché probabilmente il San Nicolò, per l'organico che ha, merita qualche posizione in più in classifica, anche se poi il divario dei punti, come vediamo, è di 2-3 punti, quindi si tratta di una partita in più o in meno vinta. E sono d'accordo con Stefano, deve sperare domenica che Recanati e Fermana pareggino, perché se una delle due vince poi è difficile riprenderla. Scusa Jacopo. Sì Andrea. Io ho visto il calendario, la Fermana l'ultima giornata, non me ne vogliono gli amici da Scoppito, ma c'è Fermana Miternina, quindi pensare che la Fermana non vinca l'ultima giornata, probabilmente la speranza è del 2% di fare i playoff per il San Nicolò, però passa per una vittoria della Recanatese, San Nicolò aggancia la Fermana e avanti negli scontri diretti, poi deve sperare che all'ultima giornata la Recanatese perda ad Avezzano e il San Nicolò, che però deve vincere ad Agnone, che ha bisogno di 3 punti per salvarsi e sarà durissima, poi deve vincere all'ultima con la San Benedettese e sperare appunto che la Recanatese, che batte la Fermana, poi vada a perdere ad Avezzano. Insomma, come si capisce, io penso che la questione quinto posto sia chiusa. Leggiamo qualche messaggio e poi vediamo Avezzano a Miternina, ovviamente, del nostro Paolo Renzetti. Jacopo, mi confermi che il Chieti è salvo matematicamente? Sì. È in vantaggio con l'Agnonese? Sì. E con l'Isernia ha vinto in casa ma ha perso fuori? Sì, il Chieti è salvo matematicamente, ha 43 punti, 37 la coppia Agnonese-Isernia, ma è matematicamente salvo. Ancora. Ciao mister Angelone, Colledara ti saluta. Toni, conosci? Sì, a Colledara ho lasciato degli ottimi amici, delle persone bravissime. Mi sono trovato molto bene l'anno che ho allenato, sia al Colledara che poi l'anno successivo alla Valle del Gran Sasso. È stata un po' la società che ha riscommesso su di me dopo l'esonero della Miternina, il primo esonero quando facevamo l'eccellenza. E grazie a loro che poi ho ripreso un po' di fiducia anche con i risultati, anche con me stesso, e ho avuto poi la fortuna di fare altre annate importanti e anche vincenti. Ancora messaggi? La vecchia guardia è un gruppo di curva. Ciao Stefano! Stefano De Angelis ovviamente. Ancora? Giulianova è l'università del calcio, quindi non retrocede, non ha categorie, ma bisogna assolutamente ritrovare umiltà e spirito dell'appartenenza. Di Giovanni si stesse, Dostà, senza basi, scordatevi le altezze, ripartire dal basso per tornare grandi. Salutiamo ovviamente tutti gli amici di Giulianova e ovviamente gli auguriamo una pronta risalita. Il problema dell'Avezzano sta nel manico, poi ne parleremo ancora. Maurizio, andiamo veloci. Jacopo, prossimo campionato di Serie D con Civitanovese e Gioventù Dauna, le abruzzesi Chieti, Vastese, San Nicolò, Giulianova ed Avezzano, aspettando l'Aquila.
Secondo me l'hanno scritto da Avezzano, perché se scrivono aspettando l'Aquila, non lo so. Ok, ancora? Mandate via Lucarelli, poi vedremo anche se Lucarelli è confermato per l'anno prossimo. Ancora? Buonasera Jacopo e Andrea, purtroppo la vedo nera, mi chiedo perché è stato esonerato Perrone. Ah, l'Aquila, almeno un po' di gioco si vedeva, un vero disastro, a 4 giornate dalla fine mettere Modica, non ho parole. Ci scrive Massimiliano, che salutiamo, ciao Massimiliano, purtroppo la situazione è un po' complicata e poi ci sono 2 scontri diretti contro Lucchese e Lupa Roma. L'unico vero grande mister della nostra Amiternum, un uomo che ha dato il cuore e ha saputo farci vivere un sogno, ci manchi mister Angelone, ti posso garantire. Mister, che non è il primo messaggio, non stasera, anche nelle settimane precedenti, che ci arriva per te. Ancora. Nelle ultime 11 partite, da Chieti Campopasso 0-1 a oggi, il Chieti senza mister Ronci ha fatto 17 punti, mentre con Ronci, sempre le stesse partite, il girone d'andata, da Campobasso Chieti 0-4 ha fatto, a oggi ha fatto 17 punti. Dos Santos con Ronci ha saltato 7 partite, con l'attuale ha giocato magari di più, però... Purtroppo 300 caratteri, abbiamo anche aumentato però più di tanto. Ma Epifani non si lamenta mai e poi sempre l'arbitro parla e questo a Giulianova dovrebbe venire. Ma ci faccia il piacere, inutile da giocatore e da mister. Vedremo se poi ci sarà questa unione, questo trasloco. Staremo a vedere, l'estate è lunga, Cosa state dicendo? Sul gol di Bucchi c'è il fallo del numero 7, Massetti e il San Nicolo sul terzino della Jesina? No, perché poi viene ammonito Bucchi. E quindi evidentemente il fallo ravvisato è di Bucchi. Ancora. Poi comunque è stato fischiato dopo. Avezzano quasi salva. Dai, manca poco. Oggi molto cinici, ma la partita è stata noiosissima. La Mitterina ormai è rassegnata alla retrocessione. Le leggiamo, Maurizio, altri 3. Altrimenti andiamo troppo lunghi. Ciao Stefano, complimenti per tutti. Un abbraccione dal tuo ex magazziniere Gino Mancinelli. Da Chieti. Da Chieti. Da piacere. Altri 2, Maurizio. Qui ha scoppito, non solo qui, ma non solo qui, si dimentica troppo presto di ciò che le persone danno e fanno. Mister Angelone, meriti piazze importanti, il tuo valore è la prova di ciò. L'ultimo, Maurizio, poi faremo anche un'altra tranche. Vincenzino Angelone, tecnico di un'altra categoria che si merita per l'anno prossimo palcoscenici importanti. Vediamo se si sta preparando per l'anno prossimo, però intanto ci vediamo al servizio di Avezzano, Amiternina, la firma è del nostro Paolo Renzetti. Tre punti per ipotecare la permanenza in Serie D, non ancora matematica. Il successo ottenuto al De Marsi con la Amiternina ha regalato 3 punti comunque pesanti all'Avezzano, che cercherà di chiudere definitivamente domenica prossima a Jesi il discorso salvezza. Per la squadra scoppitana arriva la retrocessione matematica dopo una stagione contrassegnata da tante avversità, ma anche da errori che dovranno servire da lezione per tentare sin dalla prossima stagione la nuova scalata nella Lega Nazionale Dilettanti. Si comincia con la squadra di casa all'attacco, all'ottavo minuto di Curzio in area non riesce a trovare lo spiraglio giusto per concludere in maniera vincente, permettendo alla difesa ospite di salvare. Il gol è però solo rimandato e arriva al 13° quando Di Curzio si presenta davanti a Di Vincenzo infilandolo per l'1-0. Al 20° punizione di Bisegna piuttosto telefonata con l'estremo aquilano che non rischia la presa respingendo con i pugni. Al 24° arriva la risposta della formazione ospite che è affidata un tiro di Schiphol parato da Di Girolamo a terra. Intorno alla mezz'ora c'è una nuova fiammata della squadra di casa che prima si rende pericolosa con un tiro di Bisegna deviato in calcio d'angolo da Di Vincenzo e poi sugli sviluppi del corner con un colpo di testa di Menna che alza di poco sopra la traversa. La squadra scoppitana spinge ma manca sempre l'ultimo passaggio in area marsicana. Al 34° tocca così a Di Genova in area della Amiternina fallire in maniera clamorosa il gol del 2-0 e della sicurezza. Nella ripresa al primo minuto Pollino conclude dall'interno dell'area aquilana e per poco non inganna Di Vincenzo che riesce a bloccare la palla proprio sulla linea di porta. Al 5° è Di Genova a mancare lo specchio con un tiro dalla distanza. All'8° si rivede la squadra di Candido Di Felice con una punizione di D'Alessandris che fa correre un brivido a Di Girolamo che vede la palla attraversare l'area di rigore senza che nessun giocatore giallorosso riesca ad intervenire. Al 18° il neoentrato Mazzaferro all'occasione giusta
giusta per pareggiare i conti, ma manca di pochissimo il bersaglio grosso con la palla che termina al lato. La gara resta aperta e piacevole da vedere, con l'Avezzano che si rivede minacciosamente in avanti con Bisegna che impegna in due tempi al 22esimo di Vincenzo. Poi ancora attacchi dall'una e dall'altra parte, prima del triplice fischio finale di Iacovacci di Latina che dà il là alla festa biancoverde per una salvezza ormai sempre più vicina. Lucarelli, ora per la salvezza manca davvero l'ultimo sforzo. Sì, dobbiamo farlo, dobbiamo rimanere concentrati nelle ultime due settimane. Oggi era un crocevia importante, abbiamo fatto un finale di campionato secondo me in casa soprattutto positivo, abbiamo incontrato le ultime della classe alla fine del campionato e siamo stati bravi a mantenere concentrazione, a fare questi 9 punti in casa. Adesso manca veramente poco, diciamo che il destino è nelle nostre mani, anche se potrebbe anche essere nelle mani degli altri, perché poi domenica prossima potrebbe bastare una sconfitta di quelle due squadre che sono a 37, noi siamo a 41 e la salvezza è nostra. Vittoria meritata, è mancato però il colpo del 2-0. Sì, perché abbiamo sprecato tanto, volevamo chiuderla su 2-0 almeno e stare un po' più tranquilli, non ci si è riuscito e alla fine ci siamo dovuti accontentare di questo 1-0, ma soprattutto dei 3 punti. E mi dispiace per i ragazzi della Miternina che comunque hanno onorato fino ad oggi la partita e il campionato. Fatemi i miei complimenti ai ragazzi, perché effettivamente a me la partita non mi è dispiaciuta, è stata una buona partita, considerando il campo molto, diciamo, molto, molto allentato. E c'è il rammarico perché le squadre che abbiamo incontrato le abbiamo viste, tutte per carità, tutte squadre molto attrezzate, però potevamo agguantarli questi play-out, però alla fine adesso pensiamo avanti, il passato fa parte del passato. Pensiamo al futuro, si ripartirà nel campionato regionale di eccellenza con Di Felice in panchina? Sì, l'accordo inizialmente è stato questo, all'inizio non volevo accettare questa situazione perché subentrare a 6-7 giorni dalla fine non puoi risolvere niente, io ho le mie idee, però è stato positivo perché in questo caso starci dentro riesce a capire la mentalità dei giocatori, come la pensano e quali giocatori possono far caso alla Meternina la prossima stagione. Dunque vittoria di misura dell'Avezzano che praticamente quasi blinda la salvezza, anche se De Angelis, quando ci siamo sentiti per l'invito, ha detto io vorrei venire solo quando ci salviamo direttamente, anche se Lucarelli ha detto potrebbe non dipendere solo da noi perché ci sono i vari scontri, però a 2 giornate dalla fine essersi salvati, diciamo, anche abbastanza agevolmente, comunque è un ottimo risultato. Io lo ripeto, sicuramente è un campionato ancora da finire perché la matematica non c'è, però sinceramente a 2 partite dalla fine avere 4 punti non nego che è un bel vantaggio, cioè oggi era importante vincere, non il modo, anche perché le ultime partite magari il mister lo sa meglio di me per l'esperienza che ha come allenatore, è difficile quando magari lotti per un obiettivo che è la salvezza essere spensierato, giocare magari in modo sbarazzino, cosa invece magari al contrario se magari di disputare qualcosa di bello che possa essere i playoff o qualcos'altro. Quindi oggi erano importanti 3 punti e penso che come giornata oggi dico è andata bene perché abbiamo guadagnato 3 punti su tutte quelle che erano dietro, sì. E 2 punti su Lisernia e Castelfidardo, perciò il massimo che potevamo ottenere è stato oggi. Adesso vediamo in queste 2 partite, però sinceramente dipende, è il nostro destino, è in mano nostro, oltre che magari come ha detto già il mister, che se dovessimo magari Lisernia e Castelfidardo dovessero perdere la prossima saremmo già salvi oggi, però questo non è, perciò i punti dobbiamo ancora farli. Certo. A proposito del tecnico, prima ci hanno scritto il problema nel manico, ma Lucarelli l'anno prossimo rimane sulla panchina dell'Avezzano per Stefano De Angelis? Questo non lo so, perché insomma anche se rimango io questo deve decidere il presidente, perciò è una cosa prematura che è ancora da vedere, ripeto, c'è ancora una salvezza da ottenere, poi sarà il presidente a dire se rimane il DS, se rimane l'allenatore, perciò la parola aspetta sempre a lui che è padron. Per quanto mi riguarda, secondo me ha lavorato bene, perché ne parlavo prima con il mister Angelone, il primo anno dopo tanti anni che non si fa la DS è stato un anno particolare, dove c'erano molti giovani, c'erano da assemblare, è stata un'annata particolare, alti e bassi, sono stati momenti positivi, altri un po' meno. Però a mio avviso ha fatto un bel lavoro, perché riportare Avezzano dopo tanti anni e non essere mai stati nei play-out, dal mio punto di vista Lucarelli ha lavorato bene. Cioè poi ognuno poi ha la sua opinione.
Scrivono, è vero che il prossimo anno potresti andare al Paterno? Non l'abbiamo scritto noi, eh? No, ma non sono ancora, non c'è, ripeto, sono da Avezzano, sto benissimo da Avezzano, però questo è una cosa che decide il presidente se andare avanti così o cambiare, perciò è tutto rimandato magari tra fine stagione. Danilone, volevo chiedere, c'è stato un momento in cui, anche se eri seduto sulla panchina della Miternina, in cui l'Avezzano ha dato la sensazione di poter fare un campionato, se vogliamo, anche per giocarsi i playoff? C'è stato un momento? Ma guarda, per giocarsi i playoff in Serie D per una neopromossa è difficilissimo, perché anche vincendo l'Eccellenza poi c'è bisogno di un organico già pronto per la Serie D. L'Avezzano ha riconfermato molti di quelli che hanno vinto l'Eccellenza, quindi la categoria devi farla prima di capirla e prendere il passo e prendere l'intensità che poi ti porta la gara in questa categoria. Quindi secondo me l'Avezzano ha fatto il campionato che doveva fare. Ecco, se magari era, come ha detto prima Stefano, più brava a dare continuità ai risultati, magari facendo qualche punto fuori casa, poteva stare qualche posizione più su in classifica, ma tutto qua. Intanto, io non so se è lo stesso tifoso che ci scrive da molte settimane, già chiede chi arriva l'anno prossimo. De Angelis ha detto: non so neanche se resto io, prendete Aquino. È stato un leitmotiv di tutto l'anno, la punta, il centravanti. E poi alla fine, tutto sommato, il centravanti è arrivato, sostanzialmente l'Avezzano l'ha trovato, è questo Di Curzio che ha fatto davvero un campionato sensazionale. È stata una sorpresa per tutti, perché poi la punta era dall'inizio dell'anno, ma io non dimentico che avevamo Moro che aveva fatto 22 gol l'anno scorso, perciò si è fatto male all'inizio dell'anno, perciò per infortunio abbiamo perso fino a dicembre, anche Pasquale per noi era un giocatore importante. Anche se la D non l'aveva mai fatta, ma come diceva il mister, parecchi non l'hanno mai fatta, perciò era, noi che lo conosciamo ero convinto che poteva far bene anche in D. Ha avuto un infortunio fino a dicembre, un po' l'ha pagato, poi il momento che è rientrato la squadra ha avuto un attimino un po' di calo, abbiamo perso di massimo durante l'anno. Poi il discorso della punta, come diceva il mister, bisogna essere strutturati anche per sostenere questi tipi di giocatori, che chi è che non voleva, ma faccio un esempio, un nome a caso, Esposito, cioè, però purtroppo non tutti possono prenderlo. Ma non per questioni economiche, dico proprio per tante cose. Questo è un anno transitorio, poi la punta siamo andati su un giovane, che è quello che magari l'Avezzano è piena di giovani, su una scommessa, poi è stato bravo Di Curzio, ha avuto un impatto importante, alla fine penso che se va a vedere la media, da dicembre, arrivato a dicembre, da gennaio in poi ha fatto 9 gol, perciò penso che sia in media con gli altri, le altre punte delle altre squadre. Certo. Intanto il messaggio sulla cravatta viola penso che sia arrivato da un tifoso, scritto Forza Viola. Andrea, tu quanti tifosi della Fiorentina conosci in Abruzzo? Io uno. Uno e tifa anche per il Teramo Basket. Esatto, tanti elogi per mister Angelone, ma non ci scordiamo che questo finale è lo specchio del suo percorso. Maurizio, possiamo rivederlo? Iniziato dalla preparazione. Oh, a proposito di giovani, ha nominato Di Massimo Stefano De Angelis. Di cui vediamo alcune immagini. È chiaro che non era facile sostituire un giocatore, queste sono immagini dell'inizio anno, un giocatore del genere che ha vinto il Viareggio con la Juventus. Però poi, a proposito di Viareggio, l'Avezzano è stata l'unica a portare due rappresentanti nella rappresentativa di Serie D al Viareggio. Infatti per quello che dico che l'Avezzano... Cioè anche il ricambio dei giovani è stato... Io infatti, quello dicevo, parlavo col mister prima, io per quello che dico c'è stato magari uno, se vede il risultato, la piazza, è normale che tutti ambiscono a fare meglio, a vincere il campionato, però poi c'è la realtà, noi abbiamo un gruppo di giovani importanti dove confermo, cioè nel senso di valore, oltre Di Massimo che ha avuto il merito, la fortuna di andare, ha avuto una grande occasione che andava colta, perché la Juventus si chiama una volta... Ti capita una volta, quel treno va preso, però ecco perché dico il campionato dell'Avezzano è stato positivo, perché poi alla fine dare un ragazzo alla Juventus che veniva dall'Eccellenza, retrocessa l'anno scorso dalla Bariatica, poi ripescata, dare due giovani al Viareggio, cioè averne altri dove magari alcune società ti chiedono, anche si informano, è motivo di soddisfazione. Certo. E invece tornando un po' al discorso a Miternina con Angelone, volevo chiedergli... è chiaro che l'epilogo è amaro, però tornasse indietro a quest'estate, cosa farebbe di diverso? Quali scelte magari differenti farebbe Angelone per costruire la sua Miternina? Assolutamente le stesse scelte, perché le scelte fatte all'inizio anno si fanno sempre con una logica.
Sfortunatamente però non sempre dipendono dall'allenatore, soprattutto in questi ultimi anni alla Miternina c'è stata un po' di confusione, quindi non avendo un vero e proprio direttore sportivo, a inizio anno prima se ne occupa il presidente, poi se ne occupa il vicepresidente, e lo stesso a dicembre è stato così perché abbiamo mandato in prestito a giocare in altre squadre giocatori, 5-6 giocatori apposta per prenderne 3 di qualità. E senza avere un direttore sportivo degno di nota sono occupati i dirigenti di fare poi il mercato di riparazione ed ecco che abbiamo preso delle persone che a livello fisico non stavano neanche pronte, tanto che Mucciarelli ha fatto 2 partite, Severino non ha giocato mai, Levato Di Vincenzo che è l'unico forse punto di riferimento, le persone che abbiamo preso non stavano bene fisicamente, quindi ci siamo indeboliti sia a livello numerico che a livello di qualità anche a dicembre ed ecco che le cose sono diventate molto più difficili. Ma malgrado questo avevamo fatto 11 punti ai giorni di ritorno e si stava viaggiando a una media buona, poi si sa quanto giocano sempre gli stessi, c'è stanchezza, c'è bisogno di farli recuperare e si stava avvicinando la sosta di marzo quando c'era una partita sola e là insieme al preparatore avevamo fatto un programmino per riprenderle quelli più che avevamo sfruttato di più, quindi per rimetterli in condizione e fare il rush finale come abbiamo fatto negli altri anni, perché poi negli ultimi 3 anni le ultime partite abbiamo finito in crescendo e siamo arrivati alle finali play-out sempre al massimo della condizione fisica e mentale, quindi il rammarico era che probabilmente si poteva continuare perché la scelta o veniva fatta prima, ma farla a 7 partite dalla fine quando conoscendo l'allenatore conosce la categoria, conosce i giocatori, sa perché già negli ultimi 3 anni ha fatto questo finale, questo rush finale importante, magari si poteva aspettare. Come si poteva essere più bravi, non niente contro Di Felice perché è un grandissimo allenatore, ma si poteva scegliere un allenatore che conoscesse i giocatori e la categoria, non si può aspettare che un allenatore dagli due mesi per capire i giocatori, 2 mesi il campionato è finito, quindi ecco che nei molti errori dell'allenatore anche lui si è ritrovato in una situazione nei molti errori dei giocatori durante l'anno, le maggiori responsabilità secondo me quest'anno sono state della società. Prima ci è arrivato un messaggio molto bello di un compagno di classe di Federico Di Paolo che ti chiede, questo è un ragazzo del 1998, quindi insomma non giovane, giovanissimo, ti chiede se può fare strada, peraltro non è la prima volta e non è la prima stagione che alcuni osservatori vengono per visionarlo. Sì, soprattutto l'anno scorso sono venute molte squadre, lui è andato anche, lo voleva la Ternana, è andato a Cagliari quest'anno, poi è voluto tornare a fare un altro campionato di Serie D. È un ragazzo che può fare perché ha la testa sulle spalle, non si è montata la testa, lavora tantissimo sotto il profilo fisico e tattico durante l'allenamento, può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, secondo me questo è l'anno però che deve andare via perché se resta ancora in questi ambienti non ne viene fuori, quindi è l'anno che deve lasciare la Miternina e andare in qualche ambiente più importante. Andrea, sei d'accordo con la disamina? È ora per Di Paolo di spiccare il volo come è stato per Di Massimo? Sì, sono d'accordo. Io pensavo che già venisse in questa stagione, è rimasto un anno in più, però ora è il momento di fare un ulteriore step, perché è giusto uscire dal contesto dove lui comunque si è, diciamo così, realizzato, però se vuole progredire, se vuole migliorare, se vuole mettere a frutto il suo talento, può e deve andare altrove e salire di livello. E noi lo aspettiamo ovviamente qui domenica prossima insieme a Di Curzio, insieme a Pretara, insieme a Giampaolo, insieme a Riccucci, 5 ragazzi che premieremo per l'annata che hanno fatto. Poi le squadre hanno avuto fortune alterne, ci importa poco. In realtà quello che vogliamo sottolineare con questo premio, con questa ospitata, è che in fondo le nostre squadre, che i campionati vadano bene o vadano male, riescono comunque a tirare fuori dei ragazzi davvero molto molto interessanti. Adesso ci spostiamo allo stadio Angelini di Chieti, dove era oggi anche Angelone, e poi ci risponderà alla domanda del nostro telespettatore che ci chiedeva come ha visto il Chieti, però prima ci vediamo il servizio Chieti Recanatese, è finita 1-1, la firma è del nostro Valeriano De Angelis.
Insidiosa trasferta per la Recanatese all'Angelini di Chieti, decisa a non mollare il quinto posto, che vuol dire piazzamento nei play-off. Ed il Teatino Mecomonaco, salutato dagli sportivi di casa, crede nella possibilità di portare via l'intera posta. E l'intenzione si concretizza subito, dopo il fischio iniziale del signor De Girolamo. Neroverdi dormienti nel seguire la costruzione offensiva, che viene suggerita dall'ex Miani e finalizzata in spaccata da Murano, che eccita l'energia vocali della sparuta rappresentanza recanatese, con l'allenatore Marino che non si meraviglia più di tanto per l'ennesima negligenza della sua squadra, che per niente sopraffatta dall'episodio iniziale, senza grossi patemi fa leva sul coraggio e sulla vitalità tecnica, mettendo in difficoltà gli avversari, che concedono a Varone uno spazio centrale per il tiro a rete verso la porta di Verdicchio, che respinge ma non riesce a chiudere lo spazio offensivo a Dos Santos, che sigla la rete del pareggio. La Recanatese, priva di due uomini cardine come Camarrà e Angelilli, fatica a chiudere gli spazi circostanti alla zona della palla, pur affidandosi a prevedibili movimenti offensivi, non sempre supportati dalla lucidità. Al 43esimo, dopo varie pressioni, il Chieti guadagna un calcio di punizione con Fiore, che impatta sulla barriera. Con qualche secondo di anticipo si ritorna negli spogliatoi, dove i rispettivi allenatori non apportano cambiamenti. La ripresa vede ancora il Chieti pronto ad attaccare gli spazi utili per aggredire in profondità, come fa Massimo al 7esimo con un forte tiro di poco al lato. Le prime sostituzioni arrivano, dettate più da risentimenti muscolari che per strategie tattiche. Al 16esimo il neroverde De Rosa per Pietrantonio, al 20esimo il giallorosso Agostinelli per Muraro. Mecomonaco vorrebbe di più in fase di penetrazione, ma il solo ricorso al gioco di profondità non sortisce gli auspicabili effetti di supremazia che gli uomini di Marino registrano sotto il profilo tattico. Al 23esimo Massimo su punizione cerca la via risolutiva. Il pari comprometterebbe la conquista per i play-off, ma tale rimane il punteggio, che si concretizza dopo 3 minuti di recupero. Campionato ormai da archiviare per i teatini, mentre i recanatesi fino alla fine tenderanno le orecchie agli altri risultati per sperare ancora. Nota di sereno folklore sportivo dalla curva Ezio Volpi, che non abdica mai il ruolo di 12esimo in campo. Oramai si guarda al futuro. Contento o scontento? No, io non guardo al futuro, guardo che questi due ragazzi oggi hanno fatto una grande partita per come noi dobbiamo lavorare, per come vediamo noi il calcio. C'è da fare complimenti alla nostra squadra che oggi ha tenuto a testa una squadra forte. Mettendola sotto sul piano della pressione, del gioco, abbiamo sempre tenuto la partita in mano, però contro una squadra forte che quando ripartiva ti faceva vedere la qualità e la pericolosità soprattutto dei loro attaccanti. Ma la partita penso che l'avete vista, l'abbiamo sempre fatta noi e abbiamo avuto questa doccia gelata che non è facile, nei primi minuti non abbiamo mai perso la testa. E veramente devo fare i complimenti ai ragazzi. Il futuro mi interessa fino a un certo punto, ma io vedo che il nostro lavoro veramente è stato premiato da sti ragazzi che oggi hanno veramente dato il cuore. Sì, ma rimpianti ci possono essere, però guardiamo anche che purtroppo non si può più sbagliare quando si parte male. Purtroppo ci sono delle squadre che hanno budget importanti davanti a noi, Fermana, non dimentichiamoci. Comunque tu hai una classifica deficitaria, dovevi sempre correre a mille, non è sempre possibile vincere in questo campionato. Penso che il cammino nostro è stato cambiato totalmente e sul piano del gioco non ci mette sotto nessuno. Oggi devo fare complimenti alla squadra perché abbiamo cambiato due moduli che non abbiamo mai fatto e la squadra ha sempre giocato a calcio, non è una cosa semplice. È sempre un piacere tornare a giocare in questo stadio, un po' meno per il risultato, ma si deve accettare quello che è il verdetto del campo. Purtroppo il campo oggi ha detto questo, secondo me non potevamo fare di più. Avevamo tanti acciaccati anche oggi e abbiamo fatto quello che potevamo fare su un campo difficile. Dobbiamo accettarlo con grande serenità perché sono convinto che domenica faremo una grande partita e possiamo ribaltare tutto.
Vincere tutte le partite è quasi difficile, noi ce la mettiamo tutta, poi ripeto, non ci siamo solo noi, c'è anche un avversario in campo. E la Recanatese oggi è un'ottima squadra, veniva qui molto chiusa, compatta, quel gol nei primi minuti ci ha tagliato un po' le gambe, però abbiamo fatto di tutto per riprenderla, abbiamo pareggiato, poi le occasioni per farli, i gol ci sono stati, però è stato anche bravo l'altro portiere in intervento a fermare Fiore al tu per tu. E succede, peccato perché il pareggio non serviva a nessuna delle due squadre. Eccoci rientrati in questa ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Abbiamo visto prima della pubblicità il servizio di Chieti Recanatese. Allora, visto che oggi era l'Angelini, io ad Angelone, e perdonate il gioco di parole, volevo chiedere, perché ce lo chiedono anche da casa, come aveva visto il Chieti. Ma diciamo che ha preso gol subito su un taglio di Murano e la partita è subito andata in salita. Poi, come ha detto il mister, ha fatto la partita tutti i 90 minuti il Chieti. La Recanatese si è chiusa e giocava di rimessa. Ha creato molte situazioni pericolose, però per quanto a gioco prodotto ha creato pochissimo, ha calciato pochissimo in porta. Nel servizio non ci sono due occasioni, una è una grande parata del portiere della Recanatese, un salvataggio sulla linea di un giocatore del Chieti proprio i primi minuti del secondo tempo, dove è stato proprio quei 5 minuti un po' più vivaci della gara, se no altrimenti c'è stato un grande possesso palla del Chieti, però poco cattivi negli ultimi 20-30 metri per andare a far male e quindi creare situazioni pericolose che portassero al gol. Mister Marino, prima dicevano da casa, ha un po' fatto cambiare marcia. Com'è la squadra disegnata da Marino in campo? Ti è piaciuta? Ma sì, io l'ho vista la prima volta, la vedo oggi, ma io penso che a questa categoria, insomma, un po' tutti gli allenatori sono bravi e capaci di mettere a livello tattico la squadra in campo, perché è una categoria importante, sì, a livello tattico si muovevano bene, poi ha degli elementi di qualità come Massimo, come Dos Santos davanti, grande forza, Sbardella dietro, grande esperienza, quindi anche le persone in mezzo al campo, l'asse centrale del campo è composto da persone che sanno tirare i fili, come dico sempre, e quindi leggere la partita e capire quando è il momento di fare un determinato gioco. Però a livello tattico sia il Chieti che la Recanatese erano messe bene in mezzo al campo tutte e due. Ecco, questo è il gol di Murano che piace tantissimo al nostro Andrea Costantini. Andrea, tu ce l'avevi segnalato, quando era sconosciuto. Parecchi mesi fa, Sì, sì, quando era sconosciuto perlomeno a chi seguiva questo girone. Sta facendo bene, uno degli elementi che sta facendo la differenza per la Recanatese, però scorgevo nelle parole di Meco Monaco un po' di rammarico, perché dopo aver vinto a Teramo con San Nicolò forse la Recanatese pensava di aver fatto il grosso e non si aspettava che la San Benedettese, già vittoriosa del campionato, andasse a vincere proprio a casa loro. Tra l'altro la Samb si è ripetuta oggi guastando i piani dell'Agnonese, e oggi è arrivato questo pareggio a Chieti che ha permesso il sorpasso alla Fermana, che a questo punto ha due risultati su tre e poi all'ultima gara relativamente facile in casa. Però sì, lui è uno dei giocatori che più si è messo in evidenza. Non so, perché non è giovanissimo, non so se ha ancora l'opportunità per fare quel famoso step di cui si parlava in precedenza, però visto che qua in Abruzzo abbiamo qualche esempio di giocatori arrivati a certi livelli in età abbastanza matura, chissà che anche lui non possa spiccare il volo. A proposito, ci chiedevano da casa di Curzio e dell'Avezzano. Sì, di Curzio è un giocatore dell'Avezzano. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista? Penso che decide Paris, no, da quel punto di vista poi è normale che bisogna sempre vedere come va l'annata, la volontà del ragazzo, cioè, però la parola aspetta sempre al presidente. Ecco, certo. Direttore, come siete arrivati a Di Curzio? Ho tenuto conto che è un giocatore che a livello giovanile mi sembra abbia un ottimo pedigree, non ha sfondato, però è un giocatore che forse uno o due anni fa era abbastanza quotato a livello di prospetto. Di Curzio l'ha segnalato
la sua procuratrice, che poi dopo è anche responsabile del settore giovanile dell'Avezzano, che è stata la Russo, Cristina Russo. Già ne aveva parlato, poi noi eravamo orientati all'inizio dell'anno, già se ne era parlato all'inizio dell'anno, poi non l'abbiamo preso, ma non per motivi calcistici, perché noi avevamo Moro, avevamo Di Massimo, perciò eravamo già completi, che già il mosaico già era già fatto, eravamo partiti anche bene. Poi questa occasione si è ripresentata a dicembre, e lui veniva da un periodo, magari veniva a Rieti, aveva giocato poco, poi alla fine l'abbiamo visto, abbiamo deciso di andare su di lui, non di andare su una punta grande. E magari lui è stato bravo, ma è stato anche bravo l'Avezzano a puntarci. Certo, se confermate Lucarelli, il nostro gruppo non fa abbonamenti. Vabbè, ma questo è una cosa, io ripeto, Lucarelli è un ottimo rapporto, per me è un ottimo allenatore, poi ognuno ha il suo pensiero, è da rispettare. Certo. Molti magari non vorrebbero mai Avezzano, cioè ognuno ha un suo pensiero, perciò questo, ripeto, vediamo l'andata come andrà a finire, poi c'è una società che è l'Avezzano, c'è un presidente, perciò lui stirerà i programmi e vedremo. Anche perché il programma del presidente Paris è entro il 2019 tornare in Lega Pro. Lucarelli ha vinto un campionato e quasi salvato l'Avezzano, valorizzato giovani, alcuni soffrono di invidia, come vedete le due campane. Allora ci vediamo l'ultimo servizio, vero Andrea, delle abruzzesi che mancano. Sì. Purtroppo è il servizio che sancisce la retrocessione del Giulianova. A Campobasso, Campobasso 5, Giulianova 0, vediamo. Il Campobasso centra la quarta vittoria di fila, quella giusta per ottenere e blindare almeno temporaneamente il terzo posto. Giocano 6 fuori quota dal primo minuto, risultato mai in discussione sugli spalti a Liberti, pronto a subentrare in società agli inizi di maggio. Non eccessive le presenze a Selvapiana, che si aggirano intorno alle 600 unità, una trentina giungono da Giulianova. Finisce 5-0 per il Campobasso. Rossoblu in vantaggio al nono, Ferrani in sacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lupi in vantaggio nella prima vera occasione da gol. I locali macinano circostanze da rete, al tredicesimo si accende una mischia fuoribonda in area di rigore prima della staffilata mancina di Grazioso al lato di un soffio. In campo c'è solo il Campobasso, al ventesimo Ferrani sfiora la doppietta colpendo di testa da punizione di Lanzillotta. L'autore del gol è letteralmente scatenato, al ventitresimo il tentativo è doppio, dopo il cross di Lucchese Ferrani effettua una girata sventata da Ursini, riprende e rovescia ma non vede la porta. I Lupi potrebbero stare sul 2-0, le palle gol fioccano, al 34esimo Lucchese fa quello che vuole in area, poi prova la respinta di Ursini sul primo palo. Dal corner parte la battuta con inzuccata di Alessandro, che muore sulla parte alta della traversa. Il Giulianova timbra il cartellino al 38esimo, si defila, Pellecchia conclude ma Grillo si dimostra reattivo. Al 43esimo è Corbo a girare di testa un bel pallone di Todino, ma la palla non esce al lato di chissà quanto. La giusta chiusura di tempo da parte rossoblu, eccola al 44esimo a realizzare è Grazioso con un bellissimo sinistro a giro imparabile per il portiere abruzzese. Partita virtualmente chiusa, il Campobasso arrotonda il punteggio al nono con un pallonetto di Alessandro lanciato a rete, l'argentino impreziosisce così il proprio ingente bottino rete di 13 gol stagionali. Passa molto poco, appena un minuto per il poker ad opera di Gabrielloni, un tocco con la punta del piede e pallone alle spalle del portiere giuliese. Anche l'attaccante Iesino conferma il proprio importante momento di forma dal punto di vista realizzativo. La partita si riduce ad un allenamento e nulla più, gli abruzzesi salvano almeno la faccia. Al 15esimo ci prova Emili ma Grillo ci mette la classica pezza. Dal 24esimo Favo inserisce Bontà e Tascini in luogo di Grazioso e Todino. Il quinto gol è servito sulla testa ancora di Gabrielloni da punizione di Lanzillotta ed è il 29esimo. La Nord Scorrano applaude, qualche secondo più tardi tocca a Pronni a bagnare il proprio debutto con la maglia rossoblu. Esce Le Noci al 38esimo, fallo di Vita ai danni di Alessandro per il signor Petrella e calcio di rigore. Alessandro si incarica della battuta, Ursini respinge il tiro dagli 11 metri. Al 41esimo ancora Alessandro ha la possibilità di realizzare ma deve comunque correggere la mira. Al 90esimo strappa applausi, un destro ben incrociato e coordinato di Lanzillotta, la palla si spegne sul fondo ma il pubblico dimostra comunque di apprezzare. Il Giulianova retrocede in eccellenza, il Campobasso si prepara ad una lotta della durata di 180 minuti per custodire gelosamente la terza posizione.
Marco De Angelis, queste sono le classiche annate in cui gira tutto, ma davvero tutto storto a Giulianova fino alla fine, insomma ci sono, si è cercato di correggere in corsa, però poi alla fine il risultato è quello che è. Sì, queste come sono annate, magari come si dicono, nate male e finite peggio, cioè è un peccato perché poi parliamo di una piazza importante, questo magari Giulianova per un paio d'anni che è in difficoltà, dispiace vederla così perché poi anche soprattutto per due squadre abruzzesi, sia la Maternina che il Giulianova, vederle magari retrocedere per un campionato che non è sicuramente fa parte del loro blasone. In questi casi, ad Avezzano l'ambiente è troppo pieno di pseudo intenditori di calcio. Il calcio ad Avezzano è utopia, in fondo poi è vero fino a un certo punto, perché lo fate anche abbastanza bene. Ah, questo è un problema che penso che a questi livelli ce l'abbia un po' tutto quanto le piazze, perché poi è difficile. Quando parlo di strutture, magari è proprio questo, magari soprattutto di questi tempi il calcio è un po' cambiato, difficoltà sono tante, perciò fare calcio è un po' difficile per tutto, magari soltanto magari chi ha la fortuna, ecco perché dico sempre di avere giovani bravi, riesce a lavorare bene. Certo. Il campo basso, e chiedo anche l'ausilio sia di Angelone, ma in primis di Andrea Costantini, è uno di quei casi, Andrea, in cui... Tanto sono sicuro che non ci sta vedendo, perché figurati se è davanti alla televisione e quindi non può venire a randellarci, in cui il cambio di panchina sortisce gli effetti desiderati. Tanto Roberto Cappellacci, ti immagini se ci sta vedendo? No. Comunque lo salutiamo, gli mandiamo un abbraccio, per lui le porte sono apertissime, però è uno di quei casi in cui effettivamente c'è stato il cambio di marcia, Andrea. Non c'è stato subito, perché le prime partite di Favo non sono state subito positive, lo sono state in crescendo da un certo momento in poi, e chiaramente il Campobasso ora è una delle squadre più in forma del campionato. Resta però un aspetto che mi sembra preponderante: il Campobasso ha iniziato a giocare bene e soprattutto a vincere quando la possibilità di essere protagonisti era venuta meno, quindi con un po' meno pressioni a livello di risultato di classifica, non essendo tu lì in alto ma venendo dal basso, peggio di così non poteva andare, e quindi da quel momento si è creata quella chimica che ha portato la squadra ad alti livelli. Il Campobasso in Serie D non lo si rivede combattere per i primi posti da tantissimo tempo. Quindi io penso che un'analisi vada fatta nell'ambiente appunto di Campobasso per capire perché questo non accada. Certo, ora ci sono i play-off, Campobasso può vincerli e può anche ambire, ma anche per bacino d'utenza, magari ad un eventuale salto di categoria. Però se non dovesse accadere, per il futuro bisognerà interrogarsi per capire perché questa squadra non riesce stabilmente a lottare per la vittoria del campionato, per il primo posto, non per il quarto, il quinto, il settimo, per il primo posto. Certo, intanto continuano ad arrivare messaggi, oltre a questo prima ne avevamo visto uno che vorrebbe addirittura De Angelis sul scrivania della Vastesera, ormai ti mettono dovunque. No, chiediamo una cosa, io sto benissimo a Avezzano, però non dipende da me, perché certo. Guardi pure che sto a casa, come diceva il mister, che qua esatto. Non è che decidiamo noi. Assolutamente. Perciò alla fine è solo quello il fatto di Avezzano, fa piacere magari. Già che circola il nome fa piacere, come si dice, però... Anche perché vuol dire che si è lavorato bene. Vabbè, questo non sta a me dirlo, magari, però ripeto, io Avezzano per me è qualcosa più di magari del calcio, perché ci ho passato tanti anni sia calcisticamente magari o per altre cose importanti anche per me, perciò alla fine, però questo ripeto, le cose non sono io né il presidente della società, perciò non posso decidere, forse pure che rimanga a casa tutto l'anno sto con i figli, non lo so, questo. Certo. Perciò intanto a Giulianova attendono alcuni con ansia, altri un po' di meno, un po' più tiepidi, Salvatore Di Giovanni, poi vedremo se si concretizzerà. È chiaro che, ripeto, c'è un'estate davanti per vedere come si svilupperanno le cose. Ad Angelone volevo chiedere, vedendo la classifica, stando così le cose, la squadra più in forma in vista dei playoff qual è? Il Matelica mi sembra un po' in ribasso a livello proprio di forma, il Campobasso per esempio invece molto in ascesa, se vogliamo anche la Fermana, il Faro più o meno è stato sempre in quelle posizioni.
Ancora manca sinceramente per le partite dei playoff, però quello che fa sicuramente, che dà il vantaggio, è il fattore campo, quindi la posizione. Giocare in casa con due risultati su tre sarà quella l'arma vincente, secondo me. E invece in basso chi è che sta messo meglio o peggio? Forse la Folgore sta messa male. Ecco, la Folgore deve stare attenta allo scarto dei punti. Quindi deve assolutamente di queste due partite vincerne una, altrimenti non rientra nella griglia play-out. Per il resto, e là c'è bagarra ancora, adesso non so gli scontri diretti, non so il tipo di partite che vanno ad affrontare, però quest'anno la quota salvezza si è alzata di qualche punto, perché a 41 ancora non si è tranquilli al 100% di essere salvi, a differenza degli altri anni, quindi è ancora un po' tutto da giocare. E allora vediamolo nel prossimo turno con l'ausilio della grafica, grazie Maurizio. Fano Matelica, a proposito, questo è uno scontro all'interno della griglia a playoff, a Miternina, Castelfidardo, Folgore Veregra contro un campo basso, però probabilmente la squadra più in forma è quella meno in forma nel campionato. Il Giulianova chiude il suo campionato interno in casa contro la Vispesaro, Isernia Monticelli, a Jesi l'impegno dell'Avezzano, Agnonese San Nicolò, e sarà un cliente molto ostico per il San Nicolò, perché l'Agnonese, da quando ha cambiato panchina, a proposito, avevamo detto del campo basso che ha cambiato panchina, è andato forte, l'Agnonese ancora anche di più. Recanatese Fermana e il Chieti va a San Benedetto del Tronto contro la San Benedettese, a Jesi, con una Jesina che quando gioca in casa, visto che la Mezzano qualche problema in trasferta ce l'ha, chiedo a Stefano De Angelis, probabilmente a volte ci si può accontentare anche di un piccolo pareggino. Ma me lo prenderei proprio alla grande il pareggino, perché poi alla fine speriamo che stavolta la legge dei grandi numeri, loro sono fortissimi in casa, noi abbiamo fatto male fuori, ma io spero che sia la prima volta questo. Tanto ti danno atto che per quello che è stato speso bisogna dare merito al direttore De Angelis, che ha fatto sicuramente un grande lavoro. Ci sono altri messaggi, Maurizio? Ce ne sono altri? Leggiamo? Strano, ma adesso la colpa di chi è? Forse di Gelsi? Chiaro che poi le colpe in annate del genere sono tante, poi anche, diciamo, conta poco adesso di chi è la colpa. Adesso l'importante è che il Giulianova riparta. Affetto e rispetto, gioia e onore. Raga, vinciamo il tricolore con Fra Salvatore, prossimo striscione, manicomio. Perfetto, anche con la rima, fantastico. Sono finiti? Sì, sono finiti. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. E a questo punto io non posso esimermi dall'andare dal nostro Andrea Costantini, che già si lecca i baffi, già ride, per vederci, Andrea, tutti i gol della Lega Pro, e sono stati in alcuni casi, tipo il lungo Bisenzio di Prato, anche molti se vogliamo. Sì, molti, con anche qualche epilogo davvero particolare, però se Maurizio ci agevola possiamo andare la terza ultima volta. O il magone. Ponte della Carrarese è la partita di Ciccio Dettori, che dà un saggio delle sue qualità balistiche, ma guardate questo schema vivarignano. Si mettono lì, coprono in tre, tutti, così non vanno, si vede contro nulla. La barriera, non so se serva tanto, però poi Dettori giustamente Angeloni dice, però l'ha messa l'incrocio, forse nemmeno serviva. Appunto, non è che servisse più di tanto quello schema, comunque era per abbellire. Qui c'è il raddoppio di Gherardi per la Carrarese, che ipoteca dunque la vittoria sul campo del Pontedera. E poi nel secondo tempo ancora Dettori, da ancora più lontano, timbrerà il gol dello 0-3. Questa partita per chi potrebbe essere utile, se non per legittimare il titolo di capocannoniere del raggruppamento, se non per Scappini, che anche in questa partita delizierà la platea con un altro gol difficilissimo. Guarda, secondo me l'hanno fatto apposta, l'hanno fatto segnare apposta. Ecco, un altro gol difficilissimo, sul calcio di sempre rigore, più difficile. Gol numero 23, gol numero 23 per Stefano Boom Boom Scappini. Pontedera 1, Carrarese 3. Andiamo alla prossima.
qui siamo ad Aprilia, la vittoria di misura della Lupa Roma che dunque blinda i playout, segna ancora l'Evergreen, Tajarol in tuffo, uno che fino a qualche anno fa non so se è stato affrontato da De Angelis e da esatto. Angelone. Era San Cesareo. Col San Cesareo e ora eccolo qui, segnare a oltre 30 anni in Lega Pro. Qui siamo a Lucca, la Lucchese dopo la brutta prova di Teramo si riscatta nella partita col tutto cuoio. Galderisi voleva una grande settimana di lavoro e una vittoria ed è stato accontentato. Terrani che aveva fatto bene, l'unico a salvarsi. Sì, è un'area di rigore molto ben tenuta, devo dire, dal punto di vista del Manterposo. Vabbè, proprio aveva anche, quindi Terrani, gol del 1-0 e qui Pozzebon, devo dire, una difesa del tutto cuoio, rivedibile appena appena. Demiro Pozzebon segna il gol del 2-0. L'ex cioè il portiere canistro. Non vorrebbe neanche buttarsi, dice, ma la lotta nel fango va bene. Oh, qui siamo a Prato, il Prato parte bene, 19esimo Ogunseye per il diagonale del vantaggio della squadra laniera. Ecco qui il tiro di Ogunseye. Poi però il Sant'Arcangelo opera una grande rimonta. 35esimo, palla per Marco Guidone. Entra in area, dribbling e poi palla nell'angolo. Gran bel gol per Marco Guidone che andiamo a rivedere. Ma è da vedere e rivedere il prossimo gol, quello di Dario Venitucci al 38esimo, quindi 3 minuti dopo. C'è questo cross dalla destra, la palla che arriva a Venitucci al volo. Che gol. Bel gol con il piede prediletto. Questo ragazzo scuola Juve ormai ha visto passare qualche treno per la sua carriera, ma le qualità tecniche restano e qui ne dà un saggio. Poi siamo all'85esimo e la partita sembra chiusa perché Castellana la mette all'incrocio. Tutti in campo, quelli del Sant'Arcangelo, ormai è fatta, 3 punti in saccoccia, 3 punti che blinderebbero il discorso salvezza e invece guarda caso, 2 minuti dopo Capello, sempre lui, realizza il gol che riapre la partita, ecco qui. Molto bravo questo ragazzo, Alessandro Capello adesso. Molto bravo, molto bravo. Molto molto bravo Alessandro. Ma guardate Capello. Che gol che prende la difesa del Sant'Arcangelo da Moncini. Guardate qui questa palla che passa, non si può prendere un gol del genere al 94esimo, da 1 a 3 a 3 pari. Moncini segna dunque la rete che rimette in corsa il Prato e che complica un pochino i piani salvezza del Sant'Arcangelo. E qui la festa per la Serie B allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Basta un punto e il punto arriva, anche perché dopo 3 minuti Zigoni sfrutta questa azione di Cellini, palla che resta lì in scivolata. Zigoni, da re dell'area di rigore, fa esplodere lo stadio Mazza. Dunque 1-0 per la Spal. Andiamo a rivedere andiamo a vedere il gol dell'Arezzo. Lo segna Defendi. E l'Arezzo che fa festa per questo gol fondamentale per il campionato aretino, ovviamente si scherza, ma c'è grande esultanza per questo gol che arriva a 20 minuti dalla fine, ma finisce con questo punto che vuol dire Serie B per la Spal. Vediamo un po' di immagini di festa con l'invasione in campo, ecco qui immagini chiaramente che la dicono lunga sul grande entusiasmo che c'è a Ferrara. C'è chi ride, c'è chi festeggia e c'è chi piange. Allora adesso l'hai messa alla fine, anche se ti dico è finita 0-0, però noi vediamo gli ultimi vagiti del aspetta, Savona. Aspetta, perché lo sai che potrebbe esserci ancora, potrebbe non essere matematica la retrocessione del Savona se venissero restituiti dei punti. Però questo la prendono così i giocatori del Savona. Al momento noi ci limitiamo a dare la retrocessione della squadra strisciona. Perfetto, grazie Andrea. A parte che hai detto è l'ultima volta, ma non è l'ultima volta, perché noi settimana prossima i gol di Lega Pro li facciamo vedere. Sì. No, diciamo, sono le ultime azioni da squadra non ancora retrocessa. Ah, De Angelis è bianco-verde e basta, ti vogliamo bene. Prima un tifoso del San Nicolò dicevo ottimo campionato del San Nicolò, peraltro in Lega Pro girone C Andrea, oggi la sconfitta del Foggia la vittoria del Lecce, la vittoria del Lecce e la consente sconfitta a Lecce del di prendersi il secondo posto, sì. E però per il Benevento manca ancora la matematica, un punto, e giustamente ci ricordava
Angelone che a Benevento, e gli facciamo ovviamente un in bocca al lupo, c'è perché uno scoppitano. C'è uno scoppitano, Lorenzo Del Pinto, gli facciamo davvero un grande in bocca al lupo a Lorenzo Del Pinto, che praticamente ha preso in mano il centrocampo del Benevento e adesso speriamo che possa coronare il sogno della B. Salutone per Andrea. Jacopo, rivedi la pronuncia di AZ, ci sono due Z, dura, non Moscia Adriatica, AZ, Avezzano. Jacopo, fammi dire una cosa, sì, per la UEFA Futsal Cup, quarto posto per il Pescara che ha perso anche la finalina, vinceva 2-0, rimontato sul 2-2, poi ai rigori ha vinto il Benfica, a te. Grazie Andrea, allora sono le 21, io tra poco saluto gli ospiti, però prima vi ricordo che noi la settimana prossima ovviamente abbiamo contattato già le società, Stefano De Angelis è testimone, settimana prossima vorremmo avere in studio, cercheremo di premiare tutti e cinque i cinque ragazzi migliori delle cinque squadre abruzzesi di Serie D, le ricordo, per il San Nicolò Andrea Pretara, per il Giulianova Daniel Giampaolo, per l'Avezzano Lorenzo Di Curzio, per il Chieti Andrea Riccucci, per la Miternina Federico Di Paolo. Li avremo ospiti in studio, li premieremo perché hanno fatto davvero un bellissimo campionato e ovviamente a questi ragazzi va dato merito del campionato che hanno fatto. Io ringrazio davvero gli ospiti di questa sera per i chilometri che hanno fatto e che purtroppo per loro dovranno rifare, ma con un grosso in bocca al lupo, sperando di rivederlo con allenatore e una squadra sul sottopancia. Vincenzo Angelone, grazie. Grazie e buonasera. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Può darsi che ti ritroveremo sulla scrivania dell'Avezzano, te lo auguriamo. Stefano De Angelis, direttore sportivo dell'Avezzano. Grazie, buonasera. Grazie, in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie in redazione ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Grazie a voi, ci rivediamo domenica prossima. Ci rivediamo domenica prossima, grazie a Maurizio da qui in regia, alle camere Claudio Di Giacomo, al coordinamento Silvia Gentile, Paolo Renzetti e tutti quelli che hanno lavorato anche stasera per l'Abruzzo del pallone. Settimana prossima, domenica 1 maggio, per noi a livello di Serie D sarà l'ultima, poi domenica 8 maggio vi faremo vedere i servizi, ma l'attenzione sarà concentrata sul derby di Serie B Pescara-Lanciano. Ovviamente seguiremo il campionato di Lega Pro e Serie D fino alla fine. Io vi ricordo gli appuntamenti. Domani sera Andrea c'è replay e potrebbe essere una puntata particolare. Sì, 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 no, non svegliamo, però ci potrebbe essere un faccia a faccia di quelli succulenti come sta preparando Enrico Rocchi, quindi seguiteci perché è una puntata più che mai da seguire. Dunque domani sera alle 21 replay per parlare del Pescara con Enrico Rocchi, una puntata di cui non vi svegliamo nulla, seguitela. Domani sera alle 21, martedì doppio appuntamento, torna la Lega Pro che si è fermata una settimana per dar spazio al turno infrasettimanale di Serie B con Pro Teramo e Pro L'Aquila, mercoledì la Virtus Lanciano, giovedì il ciclismo con Velo e poi tutti gli altri appuntamenti con il diretta assaglio di Andrea Costantini fino a tornare a domenica prossima, domenica 1 maggio, noi saremo in onda prima con diretta stadio, poi con la puntata numero 32 dell'Abruzzo del pallone. Buona serata.